schianta contro il guardrail, Centauro muore decapitato nel terribile incidente di lunedì notte sulla variante Aurelia a Viareggio. Ha perso la vita Paolo Pardini, 51 anni, per l'impatto il suo corpo è stato scaraventato a 500 metri dalla moto. Febbre dengue, un caso anche a Ronchi. Dopo Montignoso anche Massa registra il suo primo contagiato. Nella zona di residenza dell'uomo, via dei Pomi, sono scattate le procedure di disinfestazione. Gli fa prendere il rosso al semaforo, automobilista aggredisce un ciclista. La vittima è un 56enne di Parma che ha riportato la rottura di due denti. L'aggressore, un 41enne, era in auto con i due figli piccoli. È stato denunciato per lesioni. La caretta caretta nidifica anche a Torre del Lago. È la prima volta che viene documentata la presenza di un nido sul litorale viareggino. A fare la scoperta alcuni turisti che nella notte tra sabato e domenica hanno visto le tartarughine smarrite sulla spiaggia. Bentrovati spettatrici e spettatori del TG Noi Versilia e Costa Apuana. Apriamo questa edizione con la terribile notizia della morte di un motociclista che si è schiantato sulla variante Aurelia contro un guardrail. Ci racconta tutto Roy Lepore. Tragedia nella serata di lunedì per un incidente stradale avvenuto sulla variante Aurelia a Viareggio. Un uomo di 51 anni, Paolo Pardini, residente al quartiere Migliarina a Viareggio, era in sella alla sua moto e procedeva in direzione Lido di Camaiore quando è stato protagonista del terribile incidente. Nel violento impatto contro il guardrail è stato decapitato. Ai soccorritori che sono intervenuti si è presentata una scena terrificante. La variante è stata chiusa dalle 22:30 circa quando è avvenuto l'incidente fino a oltre le 2 di notte per consentire i rilievi da parte della Polizia Municipale, per effettuare il recupero della salma da parte della Croce Verde, la rimozione della moto e la bonifica dell'asfalto. La moto è stata ritrovata quasi integra, oltre mezzo chilometro rispetto al corpo dello sventurato sull'asfalto. Al vaglio che si sia trattato di un incidente autonomo oppure se c'è stato il coinvolgimento di altri veicoli o di ostacoli improvvisi. Oltre alla Polizia Municipale sono intervenuti sul posto l'automedica del 118 e un'ambulanza, carabinieri, polizia di stato, vigili del fuoco. L'allarme è stato dato dai conducenti di altri veicoli che percorrevano la variante Aurelia, una strada a quattro corsie che viene usata come tangenziale di Viareggio, che ha visto in passato altri gravi incidenti, purtroppo anche mortali. E adesso parliamo di un altro incidente, per fortuna non mortale, uno scontro tra un furgone e un motorino. Una ragazza di 18 anni ha riportato la frattura agli arti inferiori ed è stata trasferita in codice rosso all'ospedale Versilia. L'incidente è avvenuto a Querceta martedì, poco prima di mezzogiorno. La giovane era alla guida del suo motorino che si è scontrato, con una dinamica ancora da chiarire, con un furgone in via Cugna. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, l'automedica di Querceta e la Polizia Municipale. E adesso parliamo della febbre dengue, perché dopo Montignoso anche Massa registra il suo primo caso. Ma sentiamo Micol Giusti. Confermato un caso di febbre dengue in via dei Pomi a Ronchi, nota località del litorale massese. A seguito della notifica dell'ASL è stata disposta dal comune di Massa la disinfestazione dell'area, che comprende via dei Pomi entro un raggio di 200 metri dall'abitazione dove è stato individuato il caso, per prevenire malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori come la zanzara tigre. I trattamenti avranno inizio dalle 2 alle 7 del mattino del 28 agosto e fino al 30 agosto negli stessi orari. Però anche i singoli cittadini hanno una centralità elevata, perché fare la lotta al vettore vuol dire non solo preoccuparsi dei giardini pubblici o dei fossati, eccetera, ma preoccuparsi del singolo giardino, il singolo sottovaso. Per evitare ulteriori casi e proteggere i soggetti fragili, gli abitanti della zona interessata dovranno fare attenzione nei prossimi giorni a eventuali sintomatologie febbrili.
diciamo, i rischi sono abbastanza minimi, non sono zero. Poi è chiaro che se ci fossero, diciamo, nei pressi del caso a persone che nei prossimi 15 giorni, 15-20 giorni, dovessero sviluppare una sintomatologia non solo febbrile semi-influenzale, ma anche con dolori marcati, eccetera, con un eventuale rash cutaneo, la classica sintomatologia della dengue, anche diciamo, è bene che si facciano vedere dal proprio medico. E adesso invece vi raccontiamo la brutta storia che ha visto protagonista un turista a Vittoria Apuana. L'uomo si trovava in bicicletta ed è stato aggredito al semaforo. La sua colpa è aver fatto prendere il rosso a un automobilista. È iniziato tutto così, con un colpo di clacson un po' insistente per lamentarsi con la coppia in bici che aveva rallentato la corsa della sua auto, facendogli prendere il semaforo rosso. Peccato che poi la lamentela sia degenerata e l'automobilista, un 41enne incensurato, nato a Milano e residente a Pietrasanta, sia passato dagli insulti alle mani. Il tutto davanti ai suoi figli. Sì, perché il fatto di avere in auto con sé due bambini di 4 e 7 anni non ha impedito all'uomo di aggredire il 56enne di Parma che in bici con la moglie si è messo sulla sua strada. L'episodio è successo lo scorso 6 agosto in pieno pomeriggio a Vittoria Apuana. Siamo all'incrocio tra via Padre Ignazio da Carrara e via Mazzini. Una coppia di turisti in bici in prossimità dell'incrocio rallenta le auto. Il semaforo scatta proprio quando sta per passare l'auto del 41enne che è costretto a fermarsi. Si arrabbia, inveisce a suon di clacson contro i due coniugi. C'è un veloce scambio di battute. Scatta il verde, i due riprendono a pedalare, convinti che sia finito tutto lì, e invece l'automobilista li supera, si ferma, scende e aggredisce con una spinta e un pugno il 56enne, rompendogli due denti. I passanti iniziano a urlare e chiamano i soccorsi. Arriva la volante del commissariato di Forte dei Marmi che blocca e identifica l'uomo. Contro di lui è stata sporta una denuncia per lesioni causate per futili motivi di viabilità. E a proposito di reati su strada, un agente fuori servizio ha fermato un uomo ubriaco al volante, successo a Camaiore. L'automobilista aveva un tasso alcolemico più di 5 volte superiore al massimo consentito, eppure viaggiava a bordo della sua auto sulla via provinciale Francigena. A notarlo e fermarlo è stata Elena del Tozzotto, agente della municipale in quel momento fuori servizio. L'agente, con l'aiuto di alcuni cittadini, è riuscita a fermare l'uomo, un 48enne inglese residente a Camaiore, e a chiamare i rinforzi. Arrivati sul posto, la municipale ha controllato il tasso alcolemico dell'automobilista, rilevando appunto che era di 2,86, vale a dire quasi 6 volte superiore al massimo consentito. Ovviamente l'uomo è stato denunciato. E adesso parliamo della Caretta Caretta che è arrivata a nidificare anche a Viareggio. Sentiamo Luigi Casentini. C'è anche la spiaggia di Torre del Lago tra i 24 siti di nidificazione di Caretta Caretta della costa toscana. Il nido, che non era ancora stato censito, è situato al confine tra il bagno Andrea Doria e la spiaggia libera. Ad accorgersi della sua presenza sono state alcune turiste che nella notte tra sabato e domenica hanno visto alcune tartarughine smarrite sulla spiaggia. La segnalazione è stata subito inviata alla Capitaneria di Porto e a Torre del Lago sono arrivati volontari delle associazioni ambientaliste, tra cui la Paul Watson Foundation, Legambiente Versilia, WWF Alta Toscana e l'Ambulanza Veterinaria del NOS. I volontari sono riusciti ad accompagnare in acqua 7 tartarughini, mentre degli altri hanno trovato le tracce, molte delle quali portavano in mare. Il nido è stato quindi delimitato ed è stato predisposto il corridoio fino alla battigia, nell'eventualità che nuove schiuse dovessero avvenire in questi giorni. Il biologo dell'Università di Pisa,
ha confermato la procedura standard che prevede, dopo 3 notti in cui non si verifichino nascite, l'apertura del nido e l'esame delle uova rimaste. Operazione che, presumibilmente, dovrebbe avvenire nel tardo pomeriggio di giovedì. Questo è il primo nido in assoluto verificato sul litorale viareggino, segno che anche queste spiagge in futuro dovranno essere attenzionate alla ricerca delle tracce di nidificazione, argomento sul quale le associazioni ambientaliste stanno sensibilizzando balneari, bagnini e clienti degli stabilimenti, con incontri e cartellonistica specifica. E ora una notizia di cultura: la Fondazione Museo Igor Mitorai ha conferito l'incarico di direttore a Frank Michael Boehm, classe 1967, nato a Brema. Boehm è curatore, architetto ed editore, è stato direttore di Museum Insel Oimbroich in Germania e curatore della Deutsche Bank Collection Italy a Milano e Roma, oltre che direttore artistico di MIART, Fiera d'Arte Moderna e Contemporanea di Milano. Mi sento estremamente onorato di poter sviluppare e presto inaugurare il Museo Mitorai a Pietrasanta, ha detto Boehm, che sarà appunto il primo direttore dell'ente, della fondazione, così come ha deciso il CDA. E ora parliamo della svolta glam dell'estate lidese. Trampolieri all'ingresso, acrobati in piscina, contorsionisti, ragazze ciliegia confezionate con il body painting, musica dal vivo con artisti arrivati da Monte Carlo e cucina di alto livello in spiaggia. La festa di fine estate, offerta domenica sera ad un selezionato parterre di ospiti dall'Universo 24 Caffè, ha voluto dare una scossa al tradizionale modello di intrattenimento turistico di Lido di Camaiore. Una svolta glam, più simile alla dolce vita estiva Forte Marmina, fortemente voluta dal titolare Rossano Zanella, vicepresidente dei commercianti lidesi. Abbiamo acceso questo start d'inizio perché così tutti possano iniziare a fare delle feste, delle sensazioni, delle situazioni, ognuna pensata per il proprio locale, per la propria emozione della propria azienda. Ospiti, imprenditori della nautica, autorità locali, influencer e anche la giovane promessa della moda versiliese Martina Donzella. A benedire questo ritrovato attivismo dell'imprenditoria turistica del Lido, anche l'amministrazione comunale. Questa è una visione illuminata di quello che dobbiamo fare sul nostro territorio. Un impegno anche dei commercianti che sappiano cogliere l'opportunità che hanno di un territorio così bello che offre tante opportunità. L'amministrazione comunale sta cercando di fare la sua parte, sia sul Lido di Camaiore che sul centro storico. Una serata andata in porto nonostante il grave lutto che ha colpito Universo 24. Il pensiero è andato a Laura, la cameriera 46enne vittima di un tragico incidente proprio domenica mattina a Viareggio. Purtroppo abbiamo anche questo messaggio triste da dare, di messaggi di vicinanza alla famiglia, di messaggi a tutto il personale che lavora con questa figura, che sono oltre 100 persone, e purtroppo gestire tutte queste emozioni oggi è stato molto impegnativo. Però abbiamo cercato di portare a termine questa serata per i nostri ospiti che sono stati invitati, che vengono da fuori. E adesso andiamo a Massa, dove Italia Nostra lancia l'allarme per un defibrillatore guasto. Un defibrillatore danneggiato nel pieno centro storico di Massa è stato individuato e segnalato da cittadini e associazioni come Italia Nostra, preoccupati per la possibilità che il dispositivo possa servire e risultare inutilizzabile in caso di necessità. Vicino al defibrillatore, un potente strumento che potrebbe fare la differenza tra la vita e la morte in caso di arresto cardiaco, c'è anche una centralina elettrica con lo sportello rotto e aperto e con i cavi in bella vista. L'Associazione Italia Nostra Massa e Montignoso ha deciso di fare un appello al sindaco Francesco Persiani affinché si intervenga prontamente a ripristino al fine di evitare inutili tragedie. Questa è una cosa abbastanza grave, perché se c'è un'emergenza uno crede di salvarsi, stacca il defibrillatore, questo non funziona e quindi è una cosa gravissima. Quindi abbiamo chiesto al sindaco di intervenire, perché il sindaco è il primo cittadino e il responsabile della sanità pubblica. Questa è una delle tante denunce che Italia Nostra fa, perché noi ci riteniamo, diciamo così, i vigili della nostra città.
E con questo servizio si chiude questa edizione del TG Noi Versilia e Costa Apuana. Io ringrazio Matteo Bertuccelli in regia, ringrazio voi per l'attenzione e vi lascio in compagnia dei programmi di Noi TV.